Siamo qui con Trocone Glauco, 4-0 Galaxy, quarti di finale che per ora sembrano essere blindati, però c'è tutto un secondo tempo da giocare. Ah, sicuramente, stiamo cercando di gestire un po' il risultato, stiamo giocando bene, speriamo che nel secondo tempo aumentiamo il nostro risultato e portiamo a casa la vittoria. Bocca al lupo per il secondo tempo, andiamo a parlare ora con i giocatori della formazione del Why Not. È capace. Primo tempo sfortunati, anche una traversa per voi, però se ne facendo un po' pochetto lì davanti. Io i miei fans dietro che mi vogliono bene, mi guardano il primo piano, noi non ci interessa, ma se facciamo l'amore. E comunque stiamo facendo una partita di contenimento, però siamo anche sfortunati, come hai detto tu. Speriamo almeno di, non lo so, di almeno di raggiungerli o anche di fare il passo importante, ma è difficile. Vabbè, ci proviamo. Per il secondo tempo. Grazie a tutti. Se seguire una seconda frazione di Johnson, va bene, ciao ragazzi. Siamo qui nel finale di partita che sta affrontarsi nei quarti di finale Snow Cup, il Galaxy contro il Why Not, partita terminata 12-2 per i Why Not Blef, scherzo, Sandro, fratello di Paolo Costanziano, Galaxy contro il migliore campo, caro a quale passiamo la medaglia di MVP, sempre come sempre i nostri video ce ne andremo a tenga, la cace del Why Not, purtroppo ciao della serata Paolo Why Not, che però è iniziato un po' maluccio, e questo ha iniziato un po' la mano dalla parte dell'altra, sempre quello per il quarto di finale Snow Cup. Sfortunati con una traversa, la prima semifinalista sono i Galaxy, vedremo chi sarà la seconda tra Coiba e Colella. È stato un peccato perché se entravamo in diversi, insomma, 4-2 ce la potevamo giocare, però comunque loro sono stati ci sono delle interruzioni dalla regia che mi hanno dato di fita sbagliata. Sì, assolutamente, è stato un torneo di serie di divertimento, abbiamo ottenuto una sperata qualificazione ai quarti dopo aver fatto un campionato proprio al di sotto delle aspettative, però c'è stata la soddisfazione di aver superato il turno con il Sassuolo, ci siamo indicati del 4-0, 5-2. Perfetto, a me è arrivata la soddisfazione anche per... Fra i primi 8 siamo arrivati. Va bene, ce lo senti, mi saluto qualcuno. Saluto la squadra, è stata un'esperienza bellissima, non so se ci sarà modo di continuare, però è stata un'esperienza bellissima, quindi ci teniamo tutta questa esperienza. Va benissimo, in bocca al lupo. Grazie, credo. Andiamo ora da Carro, Carro un Galaxy che approda in semifinale, Galaxy che stasera è entrato in campo determinato con una voglia matta di vincere, l'ha dimostrato in campo. Allo, soprattutto mandi Michele Ciotto che determinante ha completamente buttato le porte giù. Primo gol tuo splendido, proprio all'incrocio, facciamo una partita da incorniciare. No, abbiamo fatto una bella partita, siamo entrati in campo con uno spirito giusto, giustissimo, proprio perché diciamo, siamo stati, abbiamo come dire, abbiamo fatto un campionato buono, solo che siamo arrivati quarti non riuscendo a prenderci il primo posto, però siamo entrati in campo con la giusta voglia e abbiamo, grazie anche a Ottaviano José che è il nostro miglior giocatore, Avilla, ha fatto dei gol eccezionali. Senti, adesso stanno in campo due squadre che potreste acchiappare voi in semifinale, una tra il Calella e il Coiba. Quale temi di più? Calella, sì, Calella abbiamo avuto anche in campionato, abbiamo fatto una bella partita contro di loro, quindi penso che contro l'Atletico Calella avremo delle difficoltà, ma ce la giocheremo. Quindi già hai dato il Calella in semifinale, perfetto, questa è una gufata. Vogliamo dedicare la medaglia di migliore in campo a qualcuno? Al capitano che è dovuto andare via e non ha visto la squadra vincere definitivamente la partita. Vabbè, doveva andare in bagno, c'era un'urgenza, doveva andare in bagno. Va benissimo, in bocca al lupo per la semifinale. Ciao ragazzi.